da dire, lo dica adesso, taccia per sempre, stiamo per riprendere. Ma di uno taccia per sempre. Quindi, se nessuno si lamenta, se nessuno si lamenta, le riprese sono autorizzate, le diamo per autorizzate. Ma se uno vuol si oppone, e si oppone, non lo so, qui dopo basta che cambia posto. Faccio a pagamento un parere sulla prese. Ecco, infatti, va bene. Allora, benvenuti, intanto vi chiedo un applauso per questa nuova location che ci accoglie. Una location che ci accoglie nella doppia veste sia di essere una location già nota per, come enoteca della zona Prati, storica enoteca di Prati, ma anche perché è doppiamente orgogliosa di questa location, perché adesso c'è Ivano Daffinà, che è un noto calabrese, anche lui titolare di un ristorante nel Pipponese, e che ci ha onorato anche di entrare con noi nell'Accademia Mondiale di Enogastronomia, la Cellula di Ster, con il Baiage Amfitea Calabria, di cui sapete sono anche presidente. Per cui stasera questa degustazione sarà un po' più ricercata per coccolarci di più e darci questo benvenuto e anche omaggiare questo nuovo percorso che la famiglia Daffinà fa anche a Roma dopo anni di eccellenza in Calabria. Siamo qui con il nostro nono romanzo in concorso, un wow molto intenso, vincente, che parte da un delitto eclatante. Abbiamo il protagonista Carlo, un pittore ossessivo, maniacale, tanto da arrivare a trafugare cadaveri pur di rendere realistica la sua arte. La nostra autrice è un avvocato penalista molto nota, Giovanna Corrias Lucente. Un applauso a Giovanna. Perché questo romanzo è già datato, risale al 2013, e lo precede un breve racconto che troverete alla fine del libro e che poi da cui un racconto di 83 mi pare, che ha avuto poi nel tempo, evidentemente questo personaggio ha cominciato a prendere vita dentro di te e ha richiesto una narrazione più lunga, più completa e avvolgente. Ovviamente non mancherà l'avvocato e il solito pubblico ministero che si occuperà delle indagini, però questo lo scopriremo pian piano. Io mi fermo qui perché invece abbiamo un'amica, socia onoraria di suo stando, Flaminia Naro, che abbiamo premiato per questa sua bellissima iniziativa di giornalismo web, nota anche non soltanto per le sue meravigliose recensioni sui libri, su varie testate giornalistiche, ma anche per un programma che ci ha visto molti di noi ospiti. Stasera ti devo segnalare perché ci sono il dottor Angelo Martinelli, che è il nostro relatore, ma magistrato scrittore, c'è anche la dottoressa Marina Cirese, che anche lei concorrerà con noi. Il prossimo romanzo che presenteremo sempre qui è quello della dottoressa Cirese, quindi ti invito poi a invitarvi in radio questi concorrenti. Abbiamo qui con noi anche il professor Palma, che voi tutti conoscete, che ci accompagna in questo salotto letterario che vede l'Università Federico II rappresentata dal nostro professor Palma, che è anche presidente del Conservatorio San Pietro a Maiella di Napoli, che quindi è anche qui messaggero di bellezza dell'arte, della musica, insomma, che ci ha visto accompagnare i salotti precedenti. E abbiamo un nuovo relatore che spero diventi un nostro amico e suo frequentatore, anche lui un avvocato molto noto, scrittore, Anton Emilio Krog, che anche lui ci sembrerà qualche sorpresa, perché siamo in anteprima, qualche anteprima rispetto alla presentazione del suo ultimo romanzo, ce la darà, ci fornirà questa esclusiva, questo scoop, ma lascio a Flaminia Naro, più brava di me, la conduzione di questo salotto. Grazie a tutti. Antonella, intanto ti ringrazio sempre per le tue parole affettuose. Io ho proprio due parole sul libro di Giovanna, perché mi è capitato tra le mani, Giovanna carinamente me l'ha fatto leggere, e devo dire è stata una grande sorpresa, perché che Giovanna fosse una superlativa avvocato penalista lo sapevamo, che fosse un'appassionata di arte contemporanea lo sapevamo, che avesse poi però invece questa psicologia così
non posso dire con Totta, cioè, siamo alla terza scrittrice con Totta. È stata, no, però insomma, perché non posso anticiparvi nulla del libro, anche se in realtà Antonella un po' ve l'ha svelato. Secondo me non è neanche un noir, cioè questo veramente cade nel cosiddetto, cade in senso positivo, scivola nel hard boiled, che è la, tutti conoscete, nasce in America negli anni 20, poi insomma si perfeziona e va oltre il noir, perché va oltre quel romanzo giallo classico che si chiama deduttivo, in cui il lettore, oppure se diventa un film, lo spettatore ha degli indizi per cui può seguire il filo. Vi ricordate Harley Quinn, no? Quello era emblematico, dava proprio delle tracce per cui una persona con un certo acume riusciva ad arrivare a capire il finale. In questo di Giovanna questo non è possibile, perché lei non vuole far partecipare lo spettatore o il lettore al suo percorso giallo, e però lo fa entrare in uno scenario veramente molto inquietante, che per un libro giallo è il top, perché chiaramente a un libro giallo questo si chiede, la grande suspense, il brivido. E il libro di Giovanna è un libro da brivido. Il finale è veramente una cosa sorprendente, che io devo dire, sono rimasta veramente a bocca aperta, Giovanna, perché non avrei mai pensato un finale del genere, non mi sarebbe mai venuto in mente, ecco perché dico, viene fuori proprio la matrice del grande avvocato, perché c'è qualcosa che evidentemente ha attinto nei suoi fascicoli, penso, non so, oppure nella sua grande fantasia. Ecco, non vi dico altro, semplicemente brava, complimenti, e passo la parola, non so, all'avvocato Krog. Grazie, allora grazie intanto a Giovanna per avermi invitato e coinvolto nella presentazione di questo libro. Questo libro, io devo dire che mi è piaciuto molto, e parto alla pagina 17, un libro noir che parla di certe cose, dove, no, perché io nella pagina 17 ho trovato l'input poi di tutto il libro. La pagina 17 si legge a un certo punto: l'arte contemporanea era così imperscrutabile che il talento difficilmente era apparente. Il successo, poi un'operazione di oculato marketing o un riconoscimento all'arte? Perché questa pagina, questo pensiero mi ha colpito molto, e poi da là partiamo a parlare un po' del libro. Perché in realtà io, diciamo, premetto che di arte contemporanea, Giovanna, non capisco assolutamente nulla, quindi sono, diciamo, parlo da spettatore, da fruitore delle mostre, delle cose che vedo, eccetera, e mi sono spesso chiesto veramente che cos'è che decreta poi il successo di un'opera d'arte, che la fa salire a delle valutazioni appunto milionare, di fronte poi praticamente magari a delle cose che noi guardiamo, vediamo in un posto, ma che se ce le regalassero probabilmente se non sapessimo, no, che valgono tanto, non ce le metteremo mai in casa. E secondo me questo libro, Giovanna, partendo dal fatto che non è una cosa di poco conto, che tutto nasce da un racconto del 1983, cioè lei nel 1983, perché poi il romanzo è ampliato su quel racconto, ha visto delle cose e racconterà delle cose in questo libro che poi sono diventate arte. Sono diventate arte secondo quel principio, quella cosa che ho detto prima, evidentemente qualcuno gli ha riconosciuto l'arte e sono diventate delle opere
milionarie. Io in particolare, tanto possiamo dirlo, diciamo il riferimento dell'artista, cioè che è Damien East, il quale una serie di opere e di cose di cui lei parla nell'83 le comincia a partorire nel 91-92. Mi piace immaginare, non so se dico una cosa un po' troppo grande, che forse Damien East avrebbe potuto leggere il tuo racconto a 18 anni, perché ho fatto il conto che nell'83 aveva 18 anni e si potrebbe essere ispirato a questo racconto di Giovanna. Perché dico questo? Perché una volta sono andato a una mostra al Museo Archeologico, appunto a proposito al Museo Nazionale a Napoli, e c'era uno di questi grandissimi artisti contemporanei che vive in italiano, che vive in America, eccetera, e c'era tutto il gota dell'arte, c'erano un sacco di personalità, c'erano i media, c'era la televisione, c'era tutto, tutti quanti che commentavano in maniera super favorevole, tutti estasiati da queste opere. Però mi colpì che poi alla cena che seguì, al pranzo che seguì l'opera, alcune di queste persone, in particolare una o due che erano comunque personaggi noti, pubblici e sì, influenti, che si erano sperticati in un sacco di complimenti per le opere, parlando mi fanno: avvocato, dice a me, non ce lo possiamo dire che sono, diciamo, dicendo delle cose tremende. E io là restai un attimo nella mia ignoranza per l'arte, rispetto all'arte contemporanea, cioè restai molto colpito da queste persone che invece devono essere un po' o degli addetti ai lavori, comunque persone con una rilevanza mediatica importante, il cui giudizio dava comunque importanza, voglio dire, a quell'opera, a quella. Detto questo, quindi, il romanzo di Giovanna l'ho vista leggendo questo libro, veramente ti potrei definire una visionaria, nel senso che hai veramente scritto delle cose, hai visto il futuro rispetto a certe cose dell'arte, a certi sviluppi dell'arte, senza svelare appunto questo libro, il contenuto del libro, perché poi da lettore e anche, posso dirlo, voglio dire, da autore di due libri, la cosa più difficile nello scrivere un libro, nello scrivere e poi nel leggerlo, è di andare avanti nel senso non fermarsi. Questo libro, perché purtroppo sono moltissimi i libri che compriamo e poi dopo non riusciamo a proseguire, restano sul tavolino, no? Il libro di Giovanna invece è impossibile, tu vuoi sapere, vuoi assolutamente sapere che succede, chi l'ha letto come mezzo, diciamo, me ne darà ragione, chi lo leggerà lo scoprirà, perché ogni pagina, ogni pensiero, ogni azione del protagonista in questo campo, che è veramente, diciamo, un po' folle, tu, ogni azione tu resti, dici, dove arriverà, che cosa combinerà adesso, che cosa farà. E mentre ci sono poi un sacco di altri personaggi che sono sicuramente importanti, il procuratore, il commissario, c'è anche una, si vede traspare nelle pagine tutto, diciamo, il percorso, ovviamente è la formazione di grande avvocato di Giovanna, perché si nelle pagine traspare tutto questo, però io ho pensato e mi è sembrato che queste figure fossero delle cornici poi a quello che è quel protagonista fondamentale. Tutto il romanzo è su Carlo. Una cosa che mi ha colpito, cioè su cui mi sono soffermato, infatti poi ti avrei voluto chiedere, è il perché non ci sono donne. O sbaglio? Sono tutti uomini. No, ci sono. Io ti interrompo. La madre di Carlo. Cioè, hai ragione, comunque in parte. Sì, però diciamo. Cioè, molto marginale. Io prima di dare la parola al giudice Martinelli, no, scusami se ti interrompo, certo. Ma per rispettare un po' i tempi. Certo. Aggiungo solo, visto che tu giustamente hai fatto una precisazione sulla struttura del libro. Anche altra cosa molto complicata, che è scritto tutto in terza persona, quasi tutto, pochissimi dialoghi, ed effettivamente poi quando scrivi un libro, impostarlo completamente tutto in terza persona, essendo questo poi un libro di indagine, è una costruzione da
da bravissimo scrittore, ecco, che per un esordiente insomma è molto particolare, lo volevo sottolineare. Allora io darei ora la parola ad Angelo Martinelli. Però Anto prima ci descrive gli ultimi suoi due libri. No. Quale dei... Beh, no, poi parleremo dei suoi. Adesso vediamo chi ce l'ha dito, parliamo ora diamo spazio a dopo a ci questo. Speriamo con le domande che ti darò l'anteprima. Angelo. Sì. Io ho trovato questo libro che a me non appartiene né alla categoria dei gialli né quella del mare. È un libro sulla morte, o meglio sul tentativo di dare bellezza alla morte, che è un problema che è stato affrontato da tanti artisti, da tanti scrittori, perché quel tentativo del protagonista di questo caso che ritiene di essere un grande artista, e forse lo è, non è perché attraverso, possiamo dirlo, attraverso il cadavere vuole tentare di dare alla morte una connotazione artistica di bellezza per superare quello che è il, invece la paura, della morte, e è una questione che ci riguarda a tutti, riguarda in particolare questo caso che finirà male anche lui, vittima della sua, del suo desiderio, un po' come quello di Icaro, che quando si era fatto le ali di cera e poi è caduto. E qui il tentativo l'autore dà, il protagonista dà per cercare di creare una... la morte, quella che veniamo, con la falce e con il martello, scusate, ho detto una sciocchezza, falce e martello è partito. Un lapis freudiano? Così siamo di più. La volta. Libro, è un ricattato lui. Di Modena. Poi di Modena, sì, è vero. Questo libro fa... a pensare a un libro che sì, ma noi immaginiamo la morte, una donna con la falce, e questo il protagonista vuol dire di no a questa visione, vuole cambiare, insomma c'è una bellissima favola. Il protagonista è un suddito che abita in Asia e che al mercato, passando per il mercato, incontra appunto la signora con la falce. Questa signora lo guarda e questo uomo prende paura e dice: è arrivato il mio turno, e corre dal re che si trova a Istanbul e gli chiede, dice: ho incontrato la morte. La morte mi guardava in maniera cattiva. Forse è arrivata la mia ora, dammi il cavallo più veloce che hai perché voglio scappare il più lontano possibile da lei. E quello dice: sì, certo, dammi il cavallo più veloce. Questo ci monta sopra, corre, perdicchiato tutta la notte, e arriva nel punto più lontano del regno, che è Samarcanda. E gli dice: sei contento di avere... di essere sfuggito alla morte, perché ha corso, scende da cavallo e si trova di fronte la signora, la falce. E dice: ma
qualcuno nostalgia Istanbul e mi guardavi male. E la signora Calafaggi dice: non ti guardavo, ero meravigliato perché io avevo appuntamento con te questa marca adesso. Al destino non si può sfuggire, ma almeno questo libro ha il grande pregio di dare la possibilità a tutti di pensare anche al fatto che la bellezza, che la morte può avere una sua bellezza artistica. E leggendo questo libro ci si può convincere che forse è anche vero. Passerei la parola all'avvocato Palma con una domanda, però, no? È anche un po' provocatorio per l'artista, cioè la voglia di stupire a tutti i costi, e quindi ecco quello che diceva prima l'avvocato Grob, no? Lo spettatore che in realtà fa finta di apprezzare, ma anche l'artista, quanto ci crede in quell'opera e quanto invece è ambizione? Allora, chi scrive un libro è in genere narcisista. Quindi scrive per celebrare prima di tutto se stesso. Certo. Quindi ogni libro ha in sé, reca in sé una manifestazione di vanità. Detto questo, mi piace iniziare con una piccola nota scherzosa. L'indice di questo libro, che ha una copertina peraltro elegantissima, di una solenne immobilità, l'indice di questo libro è intrigante perché si limita ad una enumerazione di numeri, capitolo 1, 2, 3. Quindi non è un indice sommario, è un'astuzia che costringe i lettori a leggere il libro e a non limitarsi alla lettura dell'indice sommario. Ed io adotterò questa astuzia per evitare che i miei recensori a leggere l'indice sommario senza dare una Martinelli a Previa. Il dottor Martinelli fa il contrario, a Previa dai titoli. Quindi i miei complimenti alla stupida escogitazione dell'autrice. Adesso però più seriamente. Vi è una corrispondenza tra la deprivazione di senso dell'arte contemporanea che ha decostruito il senso, nel senso che l'oggetto si mostra nella sua nudità e viene lasciato poi alla interpretazione di chi fruisce l'opera, e il percorso esistenziale che viene narrato in questo libro, come è stato detto bene, in terza persona, una qualità scritturale dunque particolarmente difficile, a riprovare o a riprova di una alienità affermata, affettuosa, però affermata. E questo è tipico dell'arte contemporanea, cioè l'oggetto si distacca dall'oggetto, ha una sua vita, gode o soffre di una sua vicenda e quindi è affidata a lui. La terzietà in qualche modo favorisce un affidamento nel lettore che può anche in qualche modo diffidare dagli esiti dell'opera. Questo è assolutamente legittimo per chi scrive. Allora, da una parte è il libro di una grande intenditrice d'arte, dall'altra è il libro di un grande avvocato penalista. Gli avvocati penalisti, e qui ce ne sono due di grandissimo valore nazionale, hanno rispetto alla verità un rapporto complesso. La verità, questa parola greca aletheia, non significa affermare qualcosa che sia vero sempre e comunque. Questa è la verità ontologica che i filosofi contemporanei hanno bandito. La verità nasce dal profondo etimo della parola aletheia, che significa non nascondimento, cioè quello che è importante è non raccontare ciò che è dichiaratamente falso, lasciando però nella nebbia ciò che è vero. Quindi i fatti
non narrando in sé alcuna verità, vanno descritti in terza persona un pathos di compassione, ma con l'accuratezza della descrizione degli avvocati penalisti, i quali si trovano di fronte ad un sistema fattuale di prova, e quindi di prova tecnica, i fatti, che però vanno smentiti e ricostruiti come prova retorica, cioè bisogna persuadere il giudice della innocenza o della fondatezza delle prove giuste. Questo passaggio dalla prova tecnica alla prova retorica è il cuore dell'attività dell'avvocato penalista. Forse non del tutto esplicitamente condiviso, però è il cuore dell'attività dell'avvocato penalista, che è sempre stato nella storia, è sempre stato. Con questo mi voglio dire. Voglio dire che il libro, nella sua terzietà, è dominato da un senso di morte, un senso di prestigio, e forse per questo è anche narrato in terza persona, quasi a volersi difendere da questo senso di pessimismo che risiede nella insensatezza della vicenda. E questa è una vicenda chiaramente insensata, è insensata nella volontà del suo protagonista, è insensata anche negli esseri, è insensata anche la morte rispetto ad un evento, e qui ci sono i grandi penalisti, che non ha assolutamente la dimensione della gravità tale da mettere a repentaglio la vita del re. Si tratta di un reato, certo, ma non gravissimo. E allora io mi chiedo, lo chiederò all'autore, lo chiedo all'autrice, pensando, sperando in una sua risposta, il vero oggetto di questo libro è la mancanza di senso, perché se è così è assolutamente in linea con la insensatezza della contemporaneità, con la ricerca che noi facciamo di un senso senza mai toccare. Questa è la condizione tipica dei moderni, no? Una volta che presentai il libro feci riferimento alla Nave dei Folli, questa grande opera d'arte in cui opera d'arte, ma è un, in realtà è un racconto, in cui i folli si chiudono nella barca per darsi a piacere. Il senso della Nave dei Folli è questo. Quindi il piacere come risposta alla mancanza di senso dell'esistenza, che può essere un'opzione dell'organismo. Non è quella che questo libro propone, no, assolutamente. Perché il senso invece è nella morte, una morte che è sanzione rispetto a se stessi, a un'assurdità. La propria vita viene giudicata come assurda, la propria vita, e quindi si pone fine alla stessa. Ha cercato sempre il successo, ha cercato sempre l'affermazione personale. Anche questi obiettivi sono insensati. Nella contemplazione della propria morte diventano insensati. E la morte viene provocata perché è accaduto un evento insensato. Ecco, questo mi sembra il vero senso di questo libro, che io amo moltissimo perché è insensato. Grazie. Allora, prima di dare la parola alla nostra autrice, io ho in mano questo libro grazie all'amica Flaminia Naro da dicembre, e spesso Giovanna mi ha chiesto che cosa ne pensassi di questo libro. Io mi sono sempre avvalsa della facoltà di non rispondere. Il motivo era quello che Angelo Martinelli ha ben colto, e anche lo stesso professore, e questo libro mi toccava perché il vero protagonista di questo libro è la morte. E quindi per me era difficile affrontare con te le emozioni, le sensazioni che sono scaturite dalla lettura di questo libro.
perché come molti sanno io sono profondamente toccata in questo momento della mia vita dalla morte. È una parola difficile da inventare, da parlare, da dire, no? Spesso si dice venuto a mancare, si sente l'assenza. Io ho corso il rischio di dire e di affermare continuamente mio fratello è morto, che è una cosa pesante. Però per la prima volta davanti a questo non senso, che è l'unico non senso che ci consente di smettere di farci domande, perché credo che la morte da questo punto di vista è simile all'arte, nel senso che quando qualcuno decreta che quella è un'opera d'arte c'è il silenzio, no? Cioè addirittura anche se tu pensi non mi piace, sembra una cosa ridicola, perché qualcun altro l'ha decretato un'opera d'arte, a volte e non si riesce più a dire non è così. E davanti alla morte non c'è più la possibilità di una risposta. La morte ha la sua bellezza. E io mi sono ritrovata in questa dimensione in cui, appassionata e studiosa del Cantico dei Cantici, per la prima volta in vita mia, davanti alla morte di un fratello, ho veramente inteso il senso di questo forte come la morte e l'amore. Davanti alla morte c'è la bellezza del fatto che tutto si ferma, tutto si cristallizza e forse diventa anche bello. Infatti c'è anche questa tendenza, no? Che spesso dei nostri cari, ma di qualsiasi persona che viene a mancare, poi si hanno soltanto ricordi bellissimi, come se ci fosse una necessità di rivestire di bellezza la morte. E quindi Giovanna, io ho avuto difficoltà a commentare con te questo libro, poi lo voglio fare da sola. E voglio però anche io dirti che ho molto apprezzato, perché questo è un concorso, io mi ritrovo negli ultimi anni insieme al collegio elettori, e ringrazio anche l'avvocato Schifani che sovrintende a questo collegio e che poi ci teneva anche a fare un intervento sul libro. È difficile scrivere in terza persona, come già hanno detto i nostri relatori, però questa modalità che io amo moltissimo come lettrice è la modalità che mi rassicura di più, nel senso che per me l'autore che scrive in terza persona lo sento più credibile. Forse anch'io ho un po' una deformazione professionale da penalista, un'altra cosa che è tangibile nel leggere il libro, che chi scrive è una persona che è abituata alla narrazione asettica, come quella dei verbali o delle sentenze, no? In cui non c'è una narrazione empatica, ma c'è una narrazione, una concatenazione di fatti. E questo libro già subito ti dà l'idea di una sceneggiatura quasi, ha una descrizione soprattutto dei luoghi e soprattutto è decontestualizzato, perché questo libro qualsiasi persona potrebbe alzarsi e dire quella città è Roma, quella città è New York, non ci sarebbero elementi per dire hai ragione tu, hai torto o hai torto. Quindi c'è questa descrittività anche degli oggetti, come sono sistemati, l'atelier del pittore sembra subito di vederlo nel suo disordine, e quindi ho molto apprezzato anche questo stile. Ti ringrazio perché stranamente in questa nostra edizione in cui il tema, il fil rouge di tutti questi nostri romanzi è quello dell'identità, ecco, anche la morte è uno degli elementi che ci consente nella vita di chi rimane a vivere di operare una ricerca della nostra identità. Perché c'è un'identità che si perde ed un'altra che si riacquista. Quando qualcuno se ne va ci lascia un po' qualcosa, no? Non so se avete presente quel film Vi presento Joe Black, no? E anche lui arriva e in qualche modo prende ma lascia qualcosa. Qualcosa che però cambia ciò che resta, quindi le persone che restano dopo che lui va via sono cambiate e chi è andato via è già cambiato prima di andare. Per cui grazie Giovanna per questo tuo libro.
Vi ricordo che dovete votare, potete lasciare anche chi non fa parte del collegio elettori ma è presente qui stasera, può votare il libro comprandolo. Volevo anche salutare un artista, parliamo d'arte, c'è tra di noi Luigi Ambrosetti, uno street art molto noto a Roma, in arte LAC 68, grazie, lui narra delle storie molto particolari, dove anche uno dei suoi protagonisti ha a che fare con il carcere, esce, entra ed esce, ha problemi con la giustizia, no? Dagli uffici. No, senza morti, spero. Per ora. E quindi Giovanna, perché hai scritto questo? Perché questo racconto è diventato negli anni un romanzo? Allora, io fin da piccola devo essere una narcisista veramente eccelsa, perché fin da piccola ho sempre scritto tentativi, romanzi, racconti. Questo doveva far parte di una tetralogia denominata Le Muse, essere dedicato all'arte pittorica. Alla fine lo lasciai stare, poi dopo anni, dopo ci vedere un agente letterario, tutta la tetralogia, lasciando stare gli altri, bozze di lavori eccetera, e lui mi disse: questo è il respiro del romanzo, ne scrivo un romanzo. In due anni lo trasformai dal racconto base dell'82, che è rimasto in una serata di illuminazione, quindi non da una decisione intellettuale ma proprio da un'ispirazione pura. Quello che vorrei dire al professor Batman, lascio a lui di giudicarlo insensato con tutto la sua libertà di opinione, è che il libro non termina con la morte, ma la morte è il compimento dell'arte, della forma d'arte dell'arte. Perché in quella morte lui si sublima, si trasforma e sospesso in opera d'arte. E quindi non ha un termine, ma ha una prosecuzione che si può vuol dare un significato, un senso alla sua morte, che prosegue con la forma d'arte che lui aveva per sé. Per carità, l'autrice ha la sua attività, però il lettore ha la sua ed è parimenti io ritengo che la morte non era la soluzione di niente, perché la morte è in un senso filosofico. Ora, l'opera d'arte, la morte come opera d'arte è stata, per carità, proclamata nella storia della letteratura però anche questa è una manifestazione massima della vanità narcisista. Narciso si butta nell'acqua e muore perché si chiama. Questo senso può dare anche la sua sia una morte di narciso. Sì, io mi posso vedere qui. Senti Giovanna, ma nella tua carriera di avvocato ti è capitato di incontrare un Carlo così? No. Quindi tu ci devi né nella mia carriera di avvocato né nella mia vita, è puro parto di fantasia. È un magistrato che somigliasse a Carlo? Neanche un maresciallo, ci parte di fantasia. Soltanto nelle ambientazioni ha tutta l'esperienza. Senti, è dal punto di vista stilistico, no? Questa fantasia, quando arriva, tu parlavi prima di un'intuizione, no? Annoti, qual è la tua tecnica stilistica? Scrivo subito, posso scrivere anche sul giorno immediato. Ed è una stesura che già subito ti soddisfa? Ma arriviamo alle ore. Alcune cose mi hanno soddisfatto subito, altre che a 10 anni di distanza non sapevo neanche più di aver visto. C'è un senso di stranezza. Chi mi ha dato questo manoscritto, questo datilografico, poi ho detto, ma era mio. E così via. Ho pubblicato anche un'altra favola dopo 7, 10, 12 anni dalla scrittura, e di quella che ho assolutamente dimenticata l'autoria. Ho i cassetti pieni, perché il mio lavoro è molto assorbente, ho finito per lavorare 14 ore al giorno,
questo era il mio relax durante gli anni della scuola, dell'università, di stato notte, per cui è stato uroiato tremendo, e poi di nuovo quando è stata la libertà nel 1991 ho potuto riprendere. Senti Giovanna, faccio anche una domanda: che cosa trova uno scrittore di Noardi, abbiamo detto, no? Possiamo definire in mille modi, quando scrive? Perché non è facile scrivere cose così forti, no? Così brutali, così crudeli. Non hai paura? Un po' Dario Argento, no? Mentre girava, dico, avrei avuto paura. Non c'è Suspiria, non c'è Psycho, non c'è Assassino, non c'è Sacro Freddo. Era tutto molto congelato. No, scrivere cose così non riuscirei, sembra molto paura a tenere un'opera di quel genere in casa, che si deforma lentamente, non l'avrei voluta, grazie. Senti, ma qua c'è scritto che sei un'appassionata d'arte, dipingi, una collezionista appassionata d'arte. Ma collezionista, ho scritto un libro a tutela dell'opera d'arte contemporanea, perché mi sono accorta che nel 2009 da 30 anni nessuno scriveva più, quindi molti dei nuovi stilemi dell'arte contemporanea non avevano più trovato un ricetto di tutela. Quindi ho voluto ricostruire tutte le diverse stili di opere, le performance, la body art, la line art, l'arte povera, come se potessero trovare tutela sia nella vecchia legge Fieraccini, oggi al codice dei beni culturali, sia nel diritto di autore, perché taluni si distaccavano talmente tanto dai concetti di scultura, pittura e grafica della legge Fieraccini del 71, che dovevano trovare protezione da qualche altra parte, e l'ho rinvenuta nelle pieghe del diritto d'autore con uno sforzo ermeneutico notevole. Credo che qualcuno voglia fare una domanda. Patrizia. Allora, Patrizia, mi permetto di fare minaccia, perché è una questione anche di rispetto, al di là che siete in fase attuale, però per me è rispetto anche. Le volevo chiedere due domande. Una è di buon auspicio, perché lei viene da una bellissima terra che è la Sicilia, dai grandi sapori e dai grandi profumi, ma soprattutto volevo chiedere, Sardegna, perché lei mi hanno detto Sicilia. La mia domanda era, al di là che sia Sicilia o Sardegna, se aveva nella sua mente poi oggi di dare una concorrenzialità e una a Camilleri e tramutare quello proprio che è il suo libro, fare una delle fare di evitare Montalbano Sugno. No, non evitare, fare un'altra questione. Poi volevo sapere da lei gentilmente perché questo questa criticata molto, perché la figura del commissario è poco risalto. Ma io non le ho detto, non ho detto un'emulazione, io le ho fatto un'altra domanda, mi scuso, io le ho detto, non le farebbe piacere se tramutassero il suo libro in un film e in delle fiction, che è una cosa diversa. Ho detto, al di là di Camilleri, forse non mi ero stata chiara, augurare se aveva piacere di questa di dare l'opportunità al lettore o telespettatore di vedere un altro scenario di impostazione di un giallo, questo volevo dire. Beh, un'altra strada. L'altra cosa volevo chiederle, come mai questo suo rapporto, visto che lei ha detto che non è un libro autobiografico, ma è tutto frutto di fantasia, adesso l'ha detto, perché gli è stato chiesto. No, sicuramente ho fatto una questione per quanto riguarda la morte, il suo rapporto con la morte, come mai tutti hanno detto che è incentrato molto su questa figura della morte, qual è il suo rapporto suo con la morte e perché esce fuori che il tema centrale, al di là di essere un giallo, è la morte. Cosa rappresenta per lei la morte? È una domanda complicatissima, per me ha rappresentato tante cose diverse nel corso degli anni, a seconda delle dottrine filosofiche o dei momenti della vita. Non
non è mai rimasta fatto fermo, per quanto sia l'unico veramente fermo di tutte le nostre esistenze, però come senso tra paura, condiscendenza, accettazione, le ho passate di tutto. Qui mi serviva soltanto come strumento limite per far vedere dove può spingersi l'arte contemporanea oggi, fino a che punto, allo sfruttamento, all'uso, non sfruttamento, all'uso del cadavere come elemento di un'opera artistica, da mettere in casa, da esporre in una galleria e da vederne la decomposizione giorno per giorno. Grazie. Quindi non mi sono raffrontata filosoficamente con questo, perché ripeto, una scrittura di getto, tanto è meditata la mia saggistica, tanto è istintiva la mia narrativa. Questa era per conoscerla meglio, per avere noi delle risposte che non abbiamo mai avuto l'opportunità di conoscerla, se non nelle vesti di qualcos'altro di più importante per l'istituzione. Mi sono rivoltata con molta calma, ho visto, ho avuto molte critiche, ma perché non ci ha messo le intercettazioni, perché non ci ha messo il Troia Rosso, perché il magistrato fa così poco, perché il commissario non risolve. C'è solo applausi. Giallo! E avevo intenzione di iniziare il 150esimo commissario, e poi ditemi quanti hanno risolto casi realmente nella nostra esistenza. Questo non è sempre scritto da me. No, infatti è molto americano, molto dicevo, proprio è sempre scritto da italiana, perché c'è questa, questa frettezza, questa giusta distanza, inglese, questa giusta distanza dalle cose, anche dalla morte. Ho capito che io l'ho pensato, e qui anche il gotico l'ho accettato. Eh sì, perché abbiamo trovato delle riflessioni, una definizione del tuo libro in cui si usa il termine gotico. Avvocato Schifani, vuoi fare un intervento? Che hai... No, vabbè, io ho amato subito questo libro, ho letto tutto in anteprima, e quindi quello che posso dire, l'inizio, l'incipit me l'hai tolto tu adesso. In effetti qui si parla di noir, giallo, sì, è difficile secondo me dare una... inquadrare in una categoria questo romanzo. Le atmosfere però secondo me sono gotiche, sono angoscianti e sono gotiche, però contenute e sviluppate con una scrittura modernissima, perché sinceramente mi ha colpito anche questo, cioè proprio la freschezza della scrittura, la stringatezza, la secchezza proprio, invece che quello che qualcosa che è anche molto comune tra gli scrittori esordienti italiani, uno stile un po' troppo fiorito e infiorettato, ecco, diciamo così. Quindi è un libro che mi ha preso e iniziato. Meglio tagliare. E l'ultimissima cosa, sempre nell'ambito di questo discorso, di questa atmosfera gotica, questo sentirsi invischiato che mi ha portato a leggerlo velocissimamente, e proprio non c'è un personaggio così. Cioè, mi è piaciuto questo. Forse proprio a voler... No, secondo me non c'è. L'unico, infatti per questo interrompiamo, l'unico accenno di positività è proprio nell'avvocato della Riva, quando alla fine del libro si pone qualche domanda se ha fatto tutto il possibile per aiutare il suo cliente. Neanche della Riva, perché della Riva al solo dal gallerista che decide di non aiutare Carlo per salvare il gallerista. Ma io non l'ho vista così, perché questa è una nostra realtà di avvocati penalisti, quindi capita spesso che un avvocato difenda un cliente cercando di conciliare delle posizioni, ma sempre con lentezza, perché poi non sento proprio di lui della Riva, secondo me ha fatto quello che ha impostato quella bozza di difesa, perché poi in realtà grazie maestro, si riapre la galleria.
Senti Giovanna, una domanda più banale invece che stiamo facendo a questi ultimi autori: la scelta del titolo e della copertina, l'hai fatta tu, l'editore, la quanto c'è l'ha trovata l'editore, questo divano che esiste nella mia forma di bara, è stato molto bravo il designer. Il titolo l'ho fatto io, con il gioco diffusa fra questa arte e arte della moda, beh, per una competenza. Che ferma entrambe le cose, queste arti, tutte sono arti che voglio che lo sia, e sarà arte della vita. Allora andiamo, il nostro prossimo libro, Il Concorso, il tema dell'arte quest'anno ci segue non soltanto per la presenza del nostro presidente del conservatorio, ma avremo un libro fuori concorso, anche perché è un tomo, quindi sui delitti e gli sfatti nascosti nelle opere d'arte, quindi non puoi mancare, verrà la dottoressa Gonfieri a presentarlo, che si è presentata, si è occupata di tutela del patrimonio, quindi ti aspettiamo e cercheremo anche una location, cercheremo di stare all'interno di un museo. Andiamo al nostro relatore, scrittore, collega. Svelaci qualcosa, Anton Emilio Crog, del tuo... No, ma io questo puoi dare, perché non voglio togliere... Come me nessuno mai, poi... Come me non c'è nessuno. Ma non c'è nessuno, come nessuno. Ok, no, prima però non voglio togliere spazio, voglio dire che al di là il romanzo e il libro di Giovanna, al di là delle interpretazioni di ognuno, perché per esempio io non ho vissuto nel leggerlo questo angoscioso sentimento di morte. A me mi ha molto preso questo discorso dell'arte, della follia dell'arte, e sono rimasto colpitissimo dal fatto che lei ha una fantasia incredibile, perché, ripeto, ha partorito qualche cosa che 10 anni dopo è diventata grandissima arte, non col corpo umano, ma col corpo animale, però voglio dire, con lo squalo, però tu hai visto 10 anni prima una cosa. È chiaro che, diciamo, è un po' troppo forte farla diventare arte con un cadavere, ma insomma la mia vista l'ha fatto con lo squalo, l'ha fatto con le pecore, e tu l'avevi, questo aspetto mi ha molto colpito. E poi quindi è un libro, come diceva la capito collega, l'avvocato, che al di là delle interpretazioni si legge in un soffio veramente di un vasti totali, perché hai voglia di sapere quello che succede, e quella è l'arma vincente di un libro, che poi può essere un giallo, può essere un sentimentale. Parlo, ripeto, la persona che scrive, quindi mi pongo il problema principale è far sì che il lettore continua a girare la pagina, è questo. E quindi sono molto contento che questo secondo romanzo è in terza persona, mentre il primo è in prima, perché è una biografia, e quindi ovviamente l'ho raccontato in prima persona, il secondo in terza. Ecco, quindi questo voglio dire, la vittoria, Giovanna, è questa, che si arriva alla fine, e si arriva velocemente, e quando si arriva alla fine e ci si arriva anche velocemente, vuol dire che l'autore ha azzeccato. Si può fermare l'estate. Ma visto che sta facendo un giro di presentazioni in Italia, io lo chiamo, si può fermare al tono. Allora lasciamo a Flavia l'ultima battuta per chiudere alla domanda della nostra concorrente. Il prossimo libro che presenteremo è quella dottoressa Cinese. Mi chiamo Marina Cinese, non ho ancora letto il suo libro, ma lo farò sicuramente in breve tempo. Una domanda che può sembrare pellegrina, ma sono curiosa. Se ci sono, e quali sono eventualmente, autori italiani o stranieri che l'hanno influenzata nella sua scrittura? Che l'ha influenzata nella sua scrittura? Tutti. Io ho letto tutto da quando avevo 8 anni, sono stata una lettora, una lettrice onnivora. Ma di chi ha subito il fascino? Maggiormente. Ora 14 anni di Borges, poi di Kenon, poi di Balzac, Dostoevskij, Tolstoj, 3-15 anni, di volta in volta, ma mai nessuno è influito sul mio modo di scrivere, perché quello è stato sempre un fatto personale, come il mio modo di esprimermi da quando ho cominciato a parlare. Non ho mai copiato, non potrei copiare, che non ho mai copiato, non ho mai incominciato. Ho cercato sempre di trovare il mio personale ritmo, come col battito del copiato. Poi le influenze ne ha avute tantissime, quindi sicuramente si possono trovare. Per esempio, io ho letto, non so, 5 volte La ricerca del tempo perduto, 10 volte tutto Borges, lo conosco a memoria in italiano e in spagnolo,
che no, tutti gli esistenzialisti, tutti gli inglesi, tutti i francesi, tutti i russi, i sudamericani, i giapponesi, non mi ha mancato nulla, oltre ai saggisti, la psicologia da farsi. Quindi forse lì c'è un po' la storia dell'altro. Ci vorrebbero più corri astrucente per il mercato di editoria. Non legge nessuno. Domanda, ci vuol dire che forse chi legge più che essere influenzato nello stile della scrittura, forse viene influenzato sul modo in cui si guarda al testo del mondo? Sì, 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 sì. Ma poi devo dire, ho letto anche di qua. Che secondo me leggere la peggiore letteratura è veramente didattica. Arte è stato didattico. Impara cos'è la cattiva letteratura, e lì si fa i riscontri, perché se sei sentito a troppo al bello, poi non ha paragoni. Argoni ne ho letto tanto, gli altri l'ho letto tutta, ma quella è No. Sono stato onnivora veramente, perché ho bisogno di dormire 5 ore per notte. No, nel senso che lei diceva, non è detto che gli angoli sia una cattiva lettura, ho detto un po' come la matriciana, che affina il gusto per apprezzare gli stellati, no? Cioè, se parti alla matriciana, no, alla degustazione sono stellata, cioè, capito? E come si affina. Ma no, poi l'importante è leggere tutto e leggerlo con senso critico, che mi pare che abbiate fatto tutto, perché dai vostri interventi, insomma, mi complimento, perché avete fatto degli interventi così precisi, che intanto chi ha detto di aver letto il libro ha dimostrato di averlo letto. Allora, il libro è qui, Giovanna si trattiene con noi, adesso ci fermiamo per l'aperitivo, potete farle altre domande private, farvi autografare il libro, comprare il libro, mi raccomando, il libro va votato, questo è un concorso, la semifinale è il 29 giugno a Rocella Ionica, la finale a... Leandro di mia figlia. San Pietro o Paolo? Compleanno, va votato, cioè potete votare da 0 a 10 e poi è richiesta una motivazione, una recensione breve, lunga, dipende dallo stile della persona, perché alcune recensioni le abbiamo conservate, sono molto belle, quindi molti sono giuristi che sono abituati a motivare, i magistrati di meno. Quindi la finale invece a Pontremoli, lo stesso giorno in cui, 21 luglio, ecco, per Maria Filomena, chi è Maria Filomena che ha questa corsia preferenziale? Ah, sì, è in fondo con Lilli, che è la tua conterranea, la signora Nietzsche. Ah, ecco, hai capito? Quindi la sua conterranea. Ma una figuraccia, perché non si può salutare in sala. E allora, quindi dai, no, tu l'ultima battuta. Ah, che devo dire, abbiamo detto tutto, semplicemente ringraziare, no, esatto, che tante ci volte che dobbiamo ascoltare. Ah, ok, beh, adesso che faccio, promuovo, certo, il programma, certo. Comunque, come no? Tutte le domeniche alle 12, canale 97 700, Radio Città Futura. La mia.